della puntualità, quindi aspettavo che arrivassero alcune amiche e alcuni amici, adesso che sono arrivate mi sento tranquilla e possiamo cominciare. Lo spazio è comodo e abbiamo voluto farlo qui perché in centro c'è il carnevale e c'era confusione, difficoltà di parcheggio, quindi abbiamo preferito un luogo comodo, accogliente, caldo, e quindi a noi insomma non è che avessimo la pretesa di riempire chi possa sedere, era importante che ci fossero le persone interessate ad ascoltare quello che andremo a sviluppare insieme. Allora, innanzitutto partecipodromo. Allora, a me questa parola piace da morire perché dà l'idea di una gara, di una corsa a comunque concorrere a lavorare insieme, quindi in questo caso a partecipare. Nell'intento che non esiste uno standard partecipativo, ma ognuno contribuisce per quello che può, per quello che è, per quello che è in grado di dare. E ciascuno di noi, credo, si senta particolarmente motivato a partecipare nel momento in cui è consapevole e comprende che quello che fa è effettivamente in qualche modo capace di modificare i percorsi in atto. Quindi quando ciascuno di noi si rende conto che il proprio contributo è valorizzato, incide nella direzione per cui in qualche modo si sta sviluppando, allora la motivazione alla partecipazione cresce e si consolida. Poi dall'esperienza che ho avuto modo di vivere in una nazione vicina alla nostra, mediterranea, che è la Spagna, loro hanno un concetto molto più maturo di partecipazione, la suddividono, la dividono tra partecipazione intesa come partecipazione formale, strutturale, che può essere quella di voto, no? Sia a livello di cittadinanza che a livello delle pratiche associative, e le forme di consenso, di pressione su questioni particolarmente importanti che raccolgono l'interesse ampio e vasto. E in questo sono bravissimi, perché quando si tratta di fare gruppi di pressione non si dividono mai, perché i gruppi di pressione hanno a cuore un interesse più vasto di quelle che sono le linee specifiche dell'associazione per cui in qualche modo lavorano, in cui si identificano, a cui appartengono. Quindi non si staccano, ma hanno dei gruppi di pressione ampio, condiviso e connesso. E quindi ecco, ci sarebbero tante cose da imparare dalle loro esperienze, cercheremo insomma di vedere come fare per provare a coinvolgerli e avvicinarli. Allora, quella che noi vogliamo provare a fare con l'inizio dell'attività di oggi è un'esperienza sociale, quindi non sarà una rassegna di incontri, quindi non sarà un ciclo di incontri di carattere culturale, ma noi vogliamo provare a avviare un'esperienza sociale. Leggo perché me l'ero scritta tanto carino, quindi sarebbe brutto non arrivare a dunque. È un'esperienza sociale che intende promuovere nuovi spazi, nuovi contesti aperti dove incontrarsi. La lettura della città di Ancona è una lettura dove questi spazi si sono contratti in modo progressivo e fino a lasciare la indisponibilità anche delle stesse sale per potersi incontrare. Se gruppi informali di giovani o di cittadini vogliono incontrarsi semplicemente per fare una riunione come questa, non hanno dei luoghi fisici dove poter in qualche modo attivarsi e incontrarsi. E questa è una cosa molto deprimente, perché vuol dire che il dialogo e il confronto è possibile solamente in cambio di denaro. Cioè, anche la possibilità di incontrarsi e dialogare è mercificata, quindi ha bisogno di un corrispettivo fisico da affittare, da noleggiare. Poi gli spazi in qualche modo sono sacrificati, ma non è solo una questione fisica, c'è anche un problema di contesti, cioè fatichiamo effettivamente a parlare e a dialogare. E quindi noi speriamo che questa attività di partecipare possa rappresentare una palestra per riallenare l'esercizio della pratica democratica, della dialettica e perché no anche del conflitto, non inteso come scontro tout court o fine a se stesso, ma come strumento per evolvere e avanzare dal punto di vista sociale.
Quindi anche se il partecipatron si svolge in un teatro, non è una rappresentazione culturale, ma è una pratica che noi vorremmo provare ad avviare. È un'iniziativa contenitore che in questo momento non ha forma, perché come tutte le esperienze di questo tipo, la forma viene data da chi la genera, da chi la partecipa, e quindi non c'è uno schema rigido all'interno del quale in qualche modo riconoscersi o sentirsi terzi, ma la forma di questa esperienza sarà data da chi effettivamente la condurrà, la genererà, la parteciperà. Ha l'obiettivo in particolare di mettere in evidenza tante piccole esperienze che nel territorio nazionale, anche locale ed europeo, si sono in qualche modo avviate grazie all'iniziativa di singoli gruppi di cittadini, e di donne, uomini, giovani, che in qualche modo hanno prodotto un cambiamento significativo per le loro comunità. Quindi noi vogliamo imparare, vogliamo ascoltare, con l'intento di verificare se c'è la possibilità di rendere replicabili alcune esperienze già presenti. Però siccome le esperienze non nascono dal nulla, ma nascono sempre da una preparazione, da un'attenzione, da uno studio, noi vogliamo anche ascoltare e approfondire quali sono, diciamo così, le matrici di provenienza di certi aspetti applicativi, quindi teoria e pratica. E questo ci permetterà di capire se la pratica partecipativa, per esempio nella nostra città, è un elemento attrattivo oppure è una cosa fastidiosa, faticosa, e quindi se tutti noi magari invece di venire qui il sabato pomeriggio, vi ringrazio tutti, e preferisce magari partecipare alle dinamiche di social, che sono sicuramente più comode, compromettono di meno e insomma magari così insomma creano dei dibattiti che però a mio giudizio, a nostro giudizio, sono del tutto artificiosi. Allora, la cosa che mi interessa sottolineare è che quando abbiamo provato a avviare questa iniziativa sono state moltissime le associazioni che hanno aderito. E io le leggo perché rappresentano secondo me il cuore più autentico di quelle che sono state le pratiche partecipative a livello cittadino. Il Comitato Ancora Partecipa, che a onor del vero è da qualche tempo che non lavora, ma che secondo me negli anni passati ha prodotto una spinta a una riflessione, cioè ha posto all'attenzione dell'agenda politica cittadina alcuni temi sul metodo, non tanto su questioni, ma sul metodo di come arrivare a delle decisioni condivise con gruppi di cittadini che si sono stancati di fare le comparse, vorrebbero invece avere maggiori informazioni e maggiore voce in capitolo nei processi decisionali. Poi la rete di economia etica e solidale RESMAR, che raccoglie i gruppi di acquisto solidale, qui tra voi ce ne sono alcuni di loro, il comitato Ancona del Forum del Paesaggio Marche, che è una realtà importantissima, partita da una legge di iniziativa popolare che ha poi un epilogo, e su questo lascerò spazio al suo rappresentante, al portavoce, perché credo che meriti ascoltare delle innovazioni, cioè non delle innovazioni, delle novità che effettivamente stanno raggiungendo con la loro attività. Il Comitato Mare Libero, il Comitato Mezzavalle Libera, il Circolo Lega Ambiente Ancona il Pungitopo, che oggi in realtà in Casa delle Culture è impegnata in un'altra attività per i bambini, il Circolo Laboratorio Sociale, le reti culturali Onlus, l'Associazione di Promozione Sociale Porto Nuovo per Tutti, che è attualmente impegnata in una lotta partecipata proprio sulla gestione dei beni comuni per non perdere dei beni comuni che appartengono a tutti, la Comarche, Urlo, mensile di resistenza giovanile, l'Associazione Giovanile A2O, l'Associazione Officina Coru, l'Unione Inquilini Marche, il Gruppo per il Recupero e la Valorizzazione dei Beni Comunali di Valore Storico, Artistico e Architettonico, la Mappatura dell'Abbandono Community, che è una comunità non reale ma virtuale, perché è una comunità su Facebook che ha fatto una mappatura di tutti quelli che sono gli immobili in stato di degrado e di abbandono che insistono sulla città di Ancona, il CUB Marche, la Casa della Cultura, che come sapete è un'associazione di secondo livello che raccoglie tantissime associazioni cittadine, lo Stadio delle Idee di Iesi, che è il corrispettivo un po' della Casa delle Culture,
che stanno anche loro facendo un'importantissima lotta nella città di Jesi per riportare alla fruibilità collettiva quello che è un bene importantissimo come l'ostello di Villa Borgognoni, e anche loro raccolgono tantissime associazioni, abbiamo qui degli esponenti che poi inviteremo a parlare. La musica può fare Opus, che è un'associazione di musicisti che dedicano la propria attività musicale al supporto di progetti di attenzione collettiva, dal microcredito a progetti di natura di cooperazione internazionale. Arci Ancona e Arci Marche, che sono da sempre impegnati in prima linea su progetti di rigenerazione urbana per finalità sociale ma soprattutto culturale. L'associazione Spazio Stello Onlus, che è un po' la capofila dello Stello delle Idee, e la Riserva Naturale Riva Bianca. Questo è il gruppo di associazioni che in qualche modo hanno aderito e sosterranno anche i prossimi incontri. Il programma è solo abbozzato, siamo solo all'inizio e abbiamo previsto i primi 4 incontri. Il primo è quello di oggi, che presenterò subito dopo insieme ai suoi relatori. E il secondo appuntamento sarà nella giornata di sabato 17 marzo, sempre qui a Cacatone alle 5, e ospiteremo due realtà molto significative a mio giudizio. Uno è il governo dei ragazzi della città di Fiumicello, che rappresenta l'organizzazione dove è stato sindaco Giulio Regeni, prima di diventare il giovane che è stato e che abbiamo perso in una maniera così tragica. E verranno i ragazzi appunto del governo attuale, dei ragazzi con l'assessore alle politiche giovanili, e poi ospiteremo il sindaco e l'assessore di Ostana, che è un piccolo comune piemontese che aveva subito un livello di spopolamento molto elevato, ad arrivare fino a 56 abitanti, che grazie alla collaborazione con un'associazione giovanile ha consentito, tramite iniziativa appunto partecipata che viene chiamata Allenamenti, che è una scuola di politica nazionale con relatori nazionali e internazionali, c'è stato Luigi Ciotti, ci sono stati relatori importantissimi ed è frequentata da persone assolutamente del governo di tutta Italia, hanno rigenerato anche economicamente questo paese facendolo diventare il luogo per i meeting internazionali di grandi organizzazioni come Legambiente, e hanno inventato un meeting di tutti i letterati che si esprimono in scritture in lingue minoritarie, quindi lingue praticamente o desuete o parlate da piccolissime comunità. Ecco, creando dei meeting internazionali hanno fatto sì che questo paese diventasse di nuovo il centro culturale e di scambio e di dialogo tra realtà assolutamente innovate e contaminanti, e quindi hanno, grazie a questa economia, hanno avuto la possibilità di ristrutturare le abitazioni, di ripopolare, quindi il paese è enormemente cresciuto. Tra l'altro oggi la relatrice che avremo ospite è una delle frequentatrici di questa scuola, quindi magari ci racconterà anche lei. Il terzo incontro sarà il 14 di maggio e ospiterà Alfonso Pascale, che è in qualche modo la persona che segue a livello costituzionale e normativo, ma anche come proposta, mi viene a dire quasi il teologo, dell'agricoltura sociale. E ci parlerà di come l'agricoltura è semplicemente un segmento di economia che consente una grande inclusione. Accanto a questo parleremo di bioculture, di biodiversità, intendendo alcuni progetti che vedono anche nel ripopolamento delle aree rurali alcune forme di inclusione insieme all'agricoltura sociale. L'ultimo incontro previsto, ma poi potremo prevederne anche altri se chiaramente chi parteciperà avrà la volontà di portare nuove idee e contribuire. L'ultimo incontro è dedicato alle donne e all'economia e alla finanza. Questo binomio donne e finanza può essere quasi, no, una provocazione, ma in realtà ospiteremo Marina Galati, che è la presidente di una cooperativa che si chiama Progetto Sud di Lamezia Terme, che lotta tutti i giorni contro l'Ndrangheta, chiaramente gestendo beni confiscati
confiscati per finalità di natura sociale, quindi per ragazzi e comunità che appunto hanno problemi di disagio. Ospiteremo Cristina Della Cruz, che è una docente dell'Università di Bilbao, che è la responsabile dell'economia femminile spagnola. Poi ospiteremo Nicoletta Dentico, che è la presidente del forum Diritti Umani e Salute ed è anche membro del comitato del consiglio di amministrazione di Banca Etica, e infine Simona Lanzoni, che è la presidente di Fangea, che è un'associazione che si occupa di microcredito nazionale, quindi in Italia e nel sud del mondo. Quindi questi sono i primi quattro appuntamenti. Nel secondo appuntamento, non l'ho detto perché mi sono dimenticata, ma l'ho voluto lasciare per ultimo perché ha un anello di congiunzione importante con l'incontro di oggi, ospiteremo Luigi De Giacomo, che insieme a Paolo Maddalena appartengono all'associazione Attuare la Costituzione, che è un'importantissima associazione che consente alle pubbliche amministrazioni di sperimentare percorsi tutelati, diciamo, dal punto di vista normativo, per avanzare proposte particolarmente coraggiose in contrasto con quelle che sono le politiche di restrizione di esercizio della funzione amministrativa e politica dei comuni italiani. E qui avremo un esempio proprio che ci porterà il relatore Antonio Sebastianelli. Allora, ho finito la presentazione del calendario e della motivazione di questa iniziativa. Veniamo alla giornata di oggi. Gli ospiti saranno tre. Antonio Di Stasi, che già seduto accanto a me, si è assorbito tutta la presentazione pazientemente, è docente ordinario dell'Università Politecnica del Marche, e a lui abbiamo chiesto un'illustrazione dell'attualizzazione dell'articolo costituzionale 42 sulla proprietà, sulla funzione sociale della proprietà, e questa relazione è inserita a 70 anni dalla Costituzione, no? Il primo gennaio del 1948, e a lui abbiamo chiesto una lettura storica ed attualizzata dell'articolo 42. Il secondo relatore, che è in sala e poi appena avrà terminato Antonio lo inviteremo a salire, è il sindaco di un comune che nasce dalla fusione di quattro comuni nella provincia di Pesaro Urbino, si chiama Antonio Sebastianelli, è un giovane sindaco ma con una grande esperienza, ma soprattutto con una grande determinazione, perché il comune di Terre Rodelesche il 29 di novembre di quest'anno ha approvato un regolamento per l'acquisizione del patrimonio comunale di beni pubblici e privati in disuso o in degrado. E quindi ci ascolteremo dal diretto interessato quali sono state le difficoltà nel provare ad includere all'interno dell'amministrazione questo tipo di scelta e percorso. L'ultima relatrice, ma alla quale io sono affezionatissima, è Saverio Teston, è una professionista. E quando io le ho detto di venire qui a parlare di progetti di rigenerazione urbana, ricordando anche un convegno in cui siamo state insieme a Milano, mi ha sottolineato che lei non si occupa di progetti, ma si occupa di processi. E questo è un rimando che faccio anch'io spesso, perché il processo è qualcosa che va oltre il progetto, perché ha la sua natura ideativa, ma anche una volontà di portare nel tempo un cambiamento che va oltre la rigenerazione del muro, no? Che abbellisce e restituisce identità e senso alle comunità che lo ospitano. Quindi nel frattempo siamo diventati un pochino più numerosi e quindi lascio la parola ad Antonio Di Stasi, e vi dico che subito dopo un intervento che durerà circa una ventina di minuti, ciascuno di noi potrà chiedere la parola per fare un intervento chiedendo insomma chiarimenti al relatore, e poi passeremo al successivo. Grazie. Grazie dell'invito. Io farò una riflessione con voi sul tema Costituzione e beni comuni. Allora, che cos'è la Costituzione? La Costituzione è una legge, la legge fondamentale
del nostro ordinamento giuridico, almeno così a noi piace ancora pensarla, quell'ancora, poi lo capirete perché va messo tra virgolette alla luce di quel che è successo nel nostro ordinamento giuridico negli ultimi anni. La Carta Costituzionale è il frutto di un'elaborazione da parte dell'Assemblea Costituente, eletta subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ancora erano molto vive, partecipate, partecipate le diverse idee e opzioni politiche, che erano principalmente tre: quella liberale, quella diciamo cattolica cristiana e quella socialista comunista. In questa assemblea costituente si giunse a un compromesso, e cioè a fronte di una rivoluzione mancata, con il compromesso e quindi con la stesura della Carta Costituzionale, si rese possibile una rivoluzione attraverso una via cosiddetta democratica. Quindi, da un lato, i resistenti che avevano ancora i fucili in spalla o comunque a propria disposizione accettavano una via democratica al socialismo e anche al comunismo attraverso il metodo democratico. Dunque la Carta Costituzionale è la legge fondamentale in cui trovano espressione diverse opzioni culturali, ma non è un compromesso al ribasso, è un compromesso che tende a mettere al centro della tutela e dei diritti la persona, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali. Questa è la Carta Costituzionale, quindi la Carta Costituzionale è la grande norma, è la legge principale a cui tutte le altre leggi devono uniformarsi, e a questa genesi, che è una genesi importante che spiega il suo contenuto. Che cosa sono i beni comuni? I beni comuni sono una categoria, direi giuridica, abbastanza nuova. L'idea dei beni comuni non esisteva, non si aveva, non era maturata tra i costituenti. È una costruzione recente. Alcuni fanno risalire la nascita dell'idea dei beni comuni come categoria ad una commissione presieduta da Stefano Rodotà per rivedere alcune parti del codice civile, al cui interno vi è pure la disciplina dei beni. Il codice civile, come voi sapete, del 1942. Questa commissione è di circa una decina di anni fa, o poco più, presieduta appunto da Stefano Rodotà. Dopodiché, grande impulso alla costruzione della categoria beni comuni è avvenuta intorno agli anni 2000, ad opera sempre di Rodotà, ma anche di Ugo Mattei, e in anche collegamento con la vicenda della privatizzazione dell'acqua, ovvero del referendum per evitare la privatizzazione dell'acqua e quindi impedire che un bene comune come l'acqua potesse essere oggetto di totale mercantilizzazione e quindi essere rimessa a logiche di mercato. Quindi questi sono i due termini che io devo coniugare: Costituzione e bene. Allora, perché i
il costituente non aveva la categoria del bene comune, perché già dall'Ottocento si confrontavano, si contrapponevano due teorie politiche ma anche giuridiche, quelle che volevano una società basata sul libero scambio, sui principi liberali, mercantilistici, la borghesia, e quelli che invece volevano una società in cui non ci fosse il padrone, il capitalista e colui che era funzionale agli interessi del capitalista, e quindi l'operaio, il lavoratore, il proletario. E dunque la teorizzazione era quella di superare la proprietà privata attraverso la collettivizzazione dei mezzi di produzione e quindi il cosiddetto comunismo. Questi erano i due termini che sono confrontati per, diciamo, più di un secolo, diciamo nel Novecento, anche se poi la collettivizzazione, il Novecento finisce un po' prima del 1999, e comunque questo è il confronto del Novecento. Dunque, i due termini di paragone che noi troviamo nella Carta Costituzionale sono tra privato e pubblico. Privato e pubblico. Il compromesso tra queste due ideologie ci porta a capire perché alcuni articoli sono scritti in quel modo. Perché, per esempio, l'articolo 41 della Costituzione ci dice che l'iniziativa economica privata è libera, al primo comma, ma al secondo comma subito dice che non può però esercitarsi, svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. E quindi l'attività economica privata è ammessa, ma deve essere piegata ad una funzione sociale. E così tanti altri articoli, anche quello che ricordava prima Katia sulla proprietà, per cui la proprietà si continua a riconoscerla, però anche questa non è un diritto assoluto, cioè un diritto che non può venire meno, perché c'è un interesse sociale che può far venire meno la proprietà privata, e quindi attraverso l'espropriazione piegare gli interessi privati ad una finalità pubblica, e così andando avanti. Questa attuazione dei principi costituzionali in senso socialisteggiante o socialdemocratico, queste sono le categorie che noi dobbiamo aver di fronte per capire quel periodo e poi capire anche l'evoluzione e l'evoluzione dei giorni nostri, quelle categorie si sono confrontate innanzitutto negli anni 50 con la negazione di questi principi socialisti o socialisteggianti contenuti nella Costituzione, attraverso quale meccanismo giuridico, tecnico, dicendo che i principi della Costituzione non restavano sul livello teorico, non diventavano diritto vero e reale finché il legislatore ordinario non li avesse recepiti, cioè finché non ci fosse stata una legge di attuazione di quei principi costituzionali. Noi giuristi diciamo che quelle norme erano norme ordinatorie, cioè che ordinano al legislatore, e non precettive, cioè non immediatamente efficaci nell'ordinamento giuridico. Allora negli anni 50, allora quando dopo il 1948, diciamo, le forze più conservatrici, direi anche revanciste, prendono forza e potere, per tutti gli anni 50 la Democrazia Cristiana
ha un successo elettorale notevole, nella società, con anche la divisione sindacale, si indeboliscono le forze socialiste e comuniste, e in quel periodo la Costituzione viene negata, i principi costituzionali vengono negati, fino a quando nel decennio successivo, negli anni 60, si innestano meccanismi che portano al cosiddetto centro-sinistra, cioè all'entrata del Partito Socialista nella stanza dei bottoni con Nenni ministro di un governo di centro-sinistra. Il Partito Socialista degli anni 60 era un partito socialista che effettivamente poteva ancora avere un legame con le idee socialiste, quindi in perfetta continuità con ciò che è stato sostenuto nell'Assemblea Costituente. In quel decennio, negli anni 60, si sono iniziati ad attuare i principi costituzionali, che hanno voluto un intervento forte dello Stato nell'economia, nel governo dell'economia, con l'espropriazione di imprese, attività di interesse generale, pensate all'energia elettrica, alle tante società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che vengono espropriate e danno vita ad un ente, l'Enel, direttamente controllato dallo Stato e cioè dal pubblico. In questo periodo mi piace ricordare che l'IRI, che è l'acronimo dell'Istituto di Ricostruzione Industriale, ma era la cosiddetta holding delle società industriali controllate dallo Stato, era ai primissimi posti della classifica delle più importanti società mondiali, e cioè aveva una forza e una capitalizzazione, come direbbe oggi, pari a quelle dei più grandi gruppi industriali che oggi conosciamo e che vediamo nelle classifiche ai primi posti. Quindi in quegli anni, negli anni 60, si invera l'idea costituzionale, alcuni che oggi chiameremmo beni pubblici vengono riconosciuti, pensate al piano Fanfani per dare una casa a tutti, quindi all'edilizia, diciamo, che oggi chiameremo economica e popolare, e cioè in quegli anni la soddisfazione dei bisogni della classe sociale non proprietaria, e che guardava a prospettive socialiste e comuniste, trova soddisfazione. Che cosa accade dopo? Accade quel, ovviamente negli anni 70 si ha il consolidamento di questo percorso, e però iniziano anche le prime crepe, perché dalla fine degli anni 70, con il superamento dell'ipotesi del governo, diciamo, di compromesso storico, così veniva chiamato, e una nuova fase del Partito Socialista, che non era più un Partito Socialista di Nenni o delle origini, ma che si avvicinava a essere il Partito Socialista della Milano da bere, di Craxi, del craxismo, eccetera, cambia la fase. Per negli anni 80 e 90, quindi, iniziamo a vedere un regresso delle politiche del governo da parte dello Stato, anche dell'economia, un regresso, cade il muro di Berlino, non c'è più il rischio, o almeno la prospettiva, di una rivoluzione socialista e comunista.
comunista, le forze liberali, conservatrici, capitaliste riescono anche culturalmente a porre di nuovo nelle leggi e nelle aule di giustizia la prevalenza dei loro interessi e dei loro diritti. Accanto a questa evoluzione o involuzione dobbiamo anche tenere presente il venir meno della forza dello Stato nazionale, e cioè si evidenzia come quello che va sotto il nome di globalizzazione porta ad un cambiamento a uno spostamento dei centri di potere, cioè il centro di potere non è più nello Stato nazione ma è da un'altra parte. Il governo della società anche nazionale non dipende più dalla regolamentazione giuridica, normativa di quello Stato-Nazione, ma passa attraverso altri meccanismi. È appunto il fenomeno della cosiddetta globalizzazione. Problema della globalizzazione, contro cui inizia una elaborazione culturale, anche politica, che poi porterà come risposta anche a far crescere l'idea, la categoria dei beni comuni, su cui ora un attimo andremo a soffermarci, e a quei modelli di partecipazione diversi rispetto a quelli conosciuti nel Novecento, che sono quelli essenzialmente della rappresentanza politica, la rappresentazione politica e sociale, e non attraverso nuove modalità di partecipazione come quelle che si stanno sperimentando anche qui e da qualche tempo. Dunque, lo Stato nazionale e la sua forza viene meno, viene superata. In particolar modo si afferma, oltre a questo, una Unione Europea sempre più liberista e sempre meno sociale. Perché si afferma un'Unione Europea, una comunità all'epoca chiamata comunità economica, c'è con due, e poi una comunità europea e poi per arrivare all'Unione Europea? Perché quella comunità europea si orienta sempre più verso principi liberali? Perché nel frattempo UK, United Kingdom, si afferma la Thatcher, il partito conservatore, un partito conservatore particolarmente retrivo, che fa il paio con la politica degli Stati Uniti dell'epoca, in cui appunto i due, diciamo, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti iniziano una campagna politica, legislativa, di attacco ai diritti dei lavoratori, di privatizzazioni, di attacco allo Stato sociale, e quindi la Gran Bretagna impedisce che la comunità europea, mettendo il veto, all'epoca erano sei i paesi che aderivano, potesse diventare anche, raccogliere al suo interno i principi costituzionali di diritti sociali, dei lavoratori, di controllo dello Stato o del pubblico sull'economia, nei principi, nei trattati della comunità europea. Questo veto continua anche a Nizza,
continua anche a Nizza nel 2000 e quindi anche a Nizza si continua a negare un'Europa sociale. Dopodiché dal 2000 in poi, con l'ingresso nell'Unione Europea dei paesi dell'Est, che con la caduta del comunismo diventano paesi particolari, più lealisti del re, cioè più capitalisti dei capitalisti, l'Unione Europea si piega a quella che può essere anche definita l'ondata ordoliberista, e cioè prima viene il mercato, prima vengono gli interessi del capitale, poi vengono gli interessi sociali, gli interessi dei lavoratori, lo Stato sociale e tutto ciò che poi vedremo può rientrare all'interno della categoria bene comune. Quindi, svalorizzazione dell'ordinamento giuridico nazionale, mercato globale mondiale che non si governa perché ha logiche sue proprie a cui lo Stato nazionale non riesce a porre dei vincoli, Unione Europea che diventa un organismo, un'entità anche di produzione normativa contraria ai principi contenuti nella Carta Costituzionale. Di fronte a questa situazione, chi è portatore di interessi diversi, che ritiene di dover soddisfare il suo bisogno alla salute, il suo bisogno a vivere in un ambiente non inquinato, il suo diritto all'abitazione, il suo diritto ad un reddito, tutti questi diritti che vanno a incidere sulla sua persona, e qui introduco un tema che poi diventa fondamentale per capire la categoria giuridica dei beni comuni, sulla persona e sui bisogni fondamentali, e quindi vita, salute, ambiente, allora quando si sviluppano questi temi, diritto ad accedere a ciò che è fondamentale per la sua vita, quindi l'acqua, l'aria, quindi l'inquinamento, l'abbattimento dei livelli di inquinamento, la possibilità di potersi muovere, la mobilità, dicevamo prima la casa, eccetera, eccetera. Da un lato, dall'altro, si sente espropriata della possibilità di governare il suo futuro. Per esempio, faccio un esempio, attraverso la brevettazione di prodotti e anche di organismi viventi, pensate ai semi, che privatizzano ciò che non è mai stato di un privato e lo pongono a profitto, per cui abbiamo per esempio dalla Monsanto dalla Monsanto come società, che cosa fanno? Producono dei semi che a loro volta non si possono, sono sterili e quindi costringono e creano una sorta di monopolio e in questo modo possono governare il pianeta, e anche la soddisfazione dei bisogni primari della persona sono piegati agli interessi economici e mercantili. Ma accanto a questo si scopre poi il problema della informazione, della rete, di internet, chi governa internet, l'accesso alle informazioni, chi governa il mondo della produzione dei farmaci, il farmaco che serve a salvare le vite umane può essere strumento di profitto oppure no, insomma si apre tutto un dibattito che a livello poi di comunità locali si possono trasformare con quale agricoltura vogliamo,
qual è l'uso di beni importanti come il paesaggio, come Porto Novo, come nell'esempio che facevi, o di una società vivibile a misura d'uomo che non sia violentata per interessi mercificatori e invece che soddisfi gli interessi della persona. Quindi spero di aver intanto chiarito come si arriva all'oggi, all'idea del bene comune. Ora, abbiamo detto che la categoria beni comuni non era conosciuta dal nostro costituente, quindi si potrebbe dire, ma i beni comuni non stanno nella Costituzione? No, la risposta è no, e c'è stato tutto un dibattito, soprattutto dei costituzionalisti, ma anche dei privatisti, perché Rodotà è un privatista, anche in parte dei laburisti, i quali hanno iniziato a dire: vediamo in quali principi della Carta Costituzionale è ravvisabile la categoria dei beni comuni. E allora sicuramente nell'articolo 42, che prima veniva ricordato e che prevede che la proprietà è pubblico-privata e che però la proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e poi di renderla accessibile a tutti. Se il terzo comma prevede poi la possibilità di espropriare la proprietà privata per motivi di interesse generale. Quali sono i motivi di interesse generale? Sono quelli della soddisfazione degli interessi di una collettività. Ricordavo prima l'articolo 41, e quindi da un lato l'iniziativa economica privata sì, ma non in contrasto con l'attività sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'articolo 43 che prevede ciò che ha reso possibile, per esempio, la costituzione dell'ENI, dell'espropriazione delle grandi attività industriali o dei servizi pubblici essenziali che hanno un carattere di preminente interesse generale. Quindi sicuramente gli articoli in cui andare a trovare la categoria dei beni comuni stanno qui, 41, 42, 43, attualizzati, perché appunto non c'è più il privato e il pubblico, proprietà privata e proprietà pubblica, attività economica privata, attività economica pubblica, ma alla luce anche di ciò che è accaduto con la globalizzazione, con tutto quello che ho ricordato prima, è possibile costruire la categoria dei beni comuni, che però trovano in verità la loro fonte principale nell'articolo 2 della Costituzione, sui diritti inviolabili dell'uomo, diritti inviolabili dell'uomo, cioè quei diritti che appunto vanno a toccare la cosiddetta persona, che non può essere merce, che deve avere un suo riconoscimento, che deve avere le sue soddisfazioni. E soprattutto che questi diritti inviolabili sono riconosciuti non soltanto come uti singoli, come diritto individuale, ma anche come all'interno di un principio di solidarietà, perché poi il comma 2 afferma che bisogna adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Ecco, attraverso quindi questa costruzione anche la giurisprudenza di Cassazione 3-4 anni fa sono riusciti ad affermare
l'esistenza nel nostro ordinamento della categoria di beni comuni, in particolar modo in Cassazione, perché si era arrivati con una causa in cui si discuteva se una delle vallate del Po, del delta del Po, che non era a diretto contatto del mare, potesse rientrare all'interno dei beni cosiddetti demaniali, perché voi sapete che il codice civile considera beni demaniali, quindi proprietà pubblica, alcuni beni, tra cui le spiagge, il pastorato, eccetera, eccetera. Allora siamo nel delta del Po, siamo in un laghetto di acque salmastre, si discuteva se quel lago di acque salmastre fosse un bene pubblico oppure no. E la Cassazione riesce a dire che quello è un bene pubblico, dando dignità giuridica alla categoria beni comuni, principalmente utilizzando l'articolo 2, secondo comma della nostra Costituzione. Grazie. Allora, chiaramente abbiamo costretto a una compressione, no, dell'intervento, perché sicuramente ci sarebbero state, no, esplorazioni più ampie, però penso che sia anche corretto lasciare lo spazio, se c'è qualcuno di noi che vuole porre la tona delle domande, perché sono estremamente stimolanti queste riflessioni storico-narrative, no, che leggono la società e come essa si è evoluta, e di quanto noi ci siamo distratti, no, durante un periodo di grande, diciamo così, soddisfazione economica, dove tutti eravamo impegnati a fare altro, e quando non abbiamo più avuto le risorse per fare altro, per fare gli acquisti, ci siamo accorti che in realtà progressivamente eravamo stati, noi sì, espropriati di quelli che erano gli spazi di cittadinanza, di esercizio di cittadinanza. E quindi, ecco, questo qui ci aiuta a capire quanto la partecipazione non è qualcosa che viene dall'alto, ma la partecipazione è una forma di responsabilità all'interno del quale non si può abbassare la guardia. Quindi la mia visione è estremamente, diciamo, severa nei confronti dei cittadini che oggi pretendono di avere spazi che hanno permesso ad altri di, in qualche modo, mi hanno permesso che venissero meno senza accorgersi progressivamente di quanto stava accadendo. Oggi, prima di venire qui, ho ricevuto una mail da parte di Marco Bersani che ci raccontava come in stazioni ferroviarie non c'è il partecipodromo, ma c'è il debitometro, e affermava quanto questa visualizzazione del debito pubblico abbia in qualche modo conclamato la, diciamo, la modificazione di quello che è uno Stato neoliberista che prima prometteva un benessere sociale avanzato, garantendo la possibilità a chi aveva di più di espandere la propria attività, perché comunque qualche briciola sarebbe arrivata un po' a tutti. Non è stato così, dopo 30 anni ci siamo accorti che in realtà il depauperamento è stato altissimo e che c'è stata al contrario una forte concentrazione della ricchezza. Quindi la visualizzazione del debitometro non fa altro che assegnare a ciascuno di noi quel senso di colpa, di responsabilità che ci porta poi a dire che dobbiamo lavorare di più, che dobbiamo in qualche modo affrontare, no, la severità di soluzioni che vedono nella parità del bilancio, no, anche amministrativo comunale, quelle che sono delle restrizioni di servizi e di diritti che sono di tutti, e ritorcendoci quelle che sono delle responsabilità che non abbiamo, e quindi di reindirizzare le corrette responsabilità al mittente, che non è, insomma, la cittadinanza. E adesso do il microfono a Riccardo, che ha chiesto di poter fare l'intervento. Faccio la valletta. Sono venuto a fare la valletta.